Ciao a tutti amici di Music Off, oggi sono qui con una persona che conoscete bene, che è Thomas. Ciao Thomas. Ciao Gaspari. Oggi faccio io un po' il finto padrone di casa, perché oggi è un giorno speciale che c'è un piccolo anniversario da festeggiare, ovvero i 25 anni di Music Off. E faremo una chiacchierata per ripercorrere un po' cosa è successo in questi 25 anni, come è nato il tutto e come si è arrivati ad oggi. Quindi Thomas, direi di partire con questa lunga storia. Sì, diciamo long story short, la faremo breve breve. Intanto scusate l'abbigliamento un po' da l'ultimo dei Moicani, ma... Vabbè, è rock and roll però, dai. Esattamente, molto rock, sì, sono stato ferito da una Gibson, quindi sono abbastanza rock, ecco. Però è più divertente, perché così ti posso dire che non ti vedo di buon occhio, no? Quindi non siamo rotto. No, questo è un giorno molto speciale, perché di fatto poi musicoff.com è stato aperto il 31 gennaio 2001, dove ogni anno ripassiamo su questa data, ma questo anniversario del 5 marzo è l'apertura del papà di Musicoff, che si chiamava yamsguitarra.com, che era il sito di questo newsgroup, che una volta Usenet era un posto dove ci si confrontava, una sorta di forum, diciamo così, dove ci si poteva confrontare tra appassionati di tutta Italia. E lì, proprio il 5 marzo 1999, me lo ricordo benissimo, c'avevo ancora tutti i capelli, aprii questo sito, proprio da solo iniziai questa avventura. Poi dopo negli anni si sono allungate tantissime collaborazioni, che magari poi ne parleremo un po', però è stato veramente incredibile stamattina ripensare che è passato un quarto di secolo. E se ho ripensato un po', mi sono veramente preso mezz'oretta per riflettere su quante bellezza, quante persone abbiamo incontrato, quanti artisti, quante amicizie sono nate qui dentro, quanti progetti bellissimi abbiamo fatto, e soprattutto quanto sono grato di questo tempo meraviglioso che abbiamo vissuto, nonostante tutte le avversità. Allora dici come è nato Music Off, oppure il papà di Music Off, anche perché... Io non è che sto facendo il finto ignorante, in realtà non lo so, perché Mario ogni tanto è uscito fuori il discorso. Adesso è una cosa, ve lo dico, ultimo improvvisato, non abbiamo una scaletta e nulla, quindi... Proprio per questo mi telefono. No, guarda, è nata così, cioè io ho iniziato a stare online il 7 gennaio 92, quindi sono passati 32 anni, e internet non esisteva praticamente, non era come lo conosciamo adesso. E da sempre, da quando ho iniziato a fare musicista, ho pensato che ci potesse essere bello condividere delle esperienze, soprattutto per quello che riguardava la didattica. E quando, diciamo, abbiamo cominciato a condividere su questo gruppo, su newsgroup, un tot di informazioni, di idee, non è che c'erano i file allegati, non esisteva, era tutto testo, non si poteva fare niente, c'erano immagini, c'erano foto, non c'era nulla. La parte divertente è stata, ok, ma perché non proviamo a mettere su un sito per raccogliere, un contenitore, mi ricordo lo definì, per raccogliere un po' di informazioni e coinvolgere anche altre persone a fare didattica. E iniziai questa avventura, scrissi io un po' di lezioni, io insegnavo tanto, quel periodo c'avevo tantissimi allievi, e misi a terra un tot di materiale didattico. Ricordo ancora la prima lezione, trattava le triadi maggiori, proprio era questo testo che io ci avevo stampato, diciamo, organizzato su Word, riconvertito in un formato digitale. E fu l'inizio di qualcosa di diverso, non c'era niente di didattica online, c'erano un po' di siti, me ne ricordo ancora qualcuno che erano, soprattutto c'era una bellissima guitar di liuteria, Guitar Migi, che poi è il nostro amico Buon Migi, bravissimo liutaio. C'erano delle piccole cose, però non c'era nulla di didattica veramente, c'era pochissima roba. E quindi da lì nacque poi un ok, mettiamo su un progetto dove facciamo un po' di sezioni, qualcosa per la ritmica, qualcosa per il solo, qualcosa per la tecnica, e misi online una cinquantina di lezioni e partì con questo progetto, con delle basi di informatica HTML di quella volta, che era veramente ridicola. E tra l'altro, dimmi se sbaglio, ma non c'erano neanche motori di ricerca al tempo. C'erano un paio di motori di ricerca, però non c'era Google come lo conosciamo noi. C'era un motore, due fondamentalmente. Uno era MCLink, che era molto famoso, è una società che esiste ancora adesso, ma si occupa di altro. E un altro era AltaVista. È stato uno dei primissimi, oltretutto, okay, se non ricordo male, tutte e due aziende italiane, ed erano quelli che noi usavamo per fare delle ricerche. Ma il problema è che le pagine di internet che erano online quando io ho aperto Music Off 25 anni fa erano meno di quelle che vengono pubblicate nuove ogni giorno oggi nel mondo. Quindi era un posto veramente con vaste praterie, ecco, era proprio veramente fatto di vaste praterie.
Quindi sei partito da solo o avevi già dei compagni di viaggio inizialmente? Diciamo, come ho fatto spesso nella mia vita, mi piace fare dei prototipi e partire, vedere se questa cosa è nelle mie corde, se questa cosa mi appassiona, se questa cosa risponde e dà delle risposte a dei bisogni che io intravedo per me e per gli altri. Quindi mi sono online tutto da solo questa parte, poi c'erano un po', ci sono stati dei collaboratori nel tempo, proprio nel primissimo periodo, in particolare questo ragazzo che mi sfugge come si chiama il suo nome, perché una volta si usava molto, moltissimo i nickname, che si chiamava Jan Ravenhood, che era un chitarrista molto bravo, liutaio pure lui, ed era un po' smanettone di informatica e facemmo delle belle cose insieme all'inizio. Però ecco, fu una cosa abbastanza in solitaria. Poi per qualche mese andò così e poi ho conosciuto quelli che sarebbero stati i miei soci quando abbiamo aperto Music Off, che erano Valerio Granato, Ivano Russo e Stefano Ghigini, due napoletani, un milanese e io romano in mezzo, era già multietnica l'esperienza. Beh, non è che adesso sia poco multietnica. No, lo è, però 25 anni fa lo era ancora di più, una volta, cioè, sì. era una cosa fighissima perché noi eravamo a distanza, noi lavoravamo a distanza, quello che oggi si chiama il telelavoro, diciamo tutto quello che riguarda il fatto di lavorare a casa, noi lo facevamo comunque perché usavamo dei sistemi di comunicazione. Questa cosa è fighissima perché mi fa ricordare che il mondo è veramente un altro. Cioè, usavamo degli sistemi di comunicazione che erano ICQ, ICQ, che era un sistema di messaggistica istantanea, immagina Messenger oggi di Facebook, su un'app standalone che girava sul computer, e l'altra era Mirc, IRC, cioè era un sistema di chatting sui vari canali, noi ce l'avevamo diversi su Music Off e noi lavoravamo così. Guarda, mi serve questa parte qui, ma l'articolo è scritto, però considera che i tempi di dilazione erano moltissimi. Se ti dovevi mandare un file di, che ne so, un MP3 di 5 mega, ci voleva un'ora collegati tramite ICQ e mandarsi questo file. Ed era veramente un mondo surreale, era, per noi era fantascienza perché non esisteva nulla di tutto questo. Fino al giorno prima nessuno aveva mai fatto roba del genere, ovviamente nel pubblico dominio, ecco, c'erano esperienze chiaramente già di livello, soprattutto al di là dell'oceano, però nessuno lavorava in questo modo. Quindi è stata un'esperienza pionieristica, abbiamo preso anche un sacco di frecce come facevano i pionieri sulla schiena dagli indiani, però è stato veramente bello, abbiamo imparato a... È stato proprio uno, gli albori, ecco, forse questo è il termine giusto, gli albori delle prime community digitali, cioè il fatto di portare le relazioni da offline a online, e da online poi nel tempo le abbiamo trasportate anche offline, incontrandoci con tantissime persone. Quindi è stata una scoperta di un mondo che ancora non era stato conquistato, ecco, no, ma non tanto conquistato nel senso di conquista, ma esplorato. È un po' come quando si andava a cercare lo spazio negli Stati Uniti d'America e via via si scoprivano nuove terre senza che nessuno sapesse bene dove stessimo andando. Era un momento molto pionieristico. Ma tu adesso stai parlando di una prima fase di Music Off? Mi sono accecato anche l'altro occhio, è stata epica questa. Oddio mio, che scemo, guarda. Uno te ne resta. Madonna. E quindi tu stai parlando di una prima fase di Music Off dove c'era solo del testo in sostanza, quindi articoli, non so se c'era già il forum, se c'erano già le idee dei video del canale YouTube. Ma diciamo che all'inizio, veramente, soprattutto su questo Yams Chitarra, che poi è questo il giorno del suo compleanno, c'erano praticamente soltanto articoli di tantissimo testo e immagini 320x200 o 400x300 di pixel, perché la risoluzione dei schermi in quegli anni, io c'avevo un ottimo monitor ed era 800x600, quindi ancora non eravamo come standard nemmeno a 1024, forse io c'avevo già un 1024, ma lo standard generale era 800x600, quindi le immagini erano grosse così, ma erano con i pixel grossi così in sostanza, quindi era moltissimo testo. C'erano degli allegati che erano delle immagini che riportavano le partiture, i diagrammi delle trascrizioni e tutto il resto, però sicuramente c'era quello. Il forum è venuto fuori nel 2001 e poi bene nel 2004, quello che poi è stato online per 15 anni, mentre la parte di video, il primissimo video, me lo ricordo ancora, registrammo il video del Vetta e del Pod quando uscì in Italia. Quindi parliamo del 2001. Foto della Line 6, separando il fagiolino rosso, quello grosso. Quello proprio fu il primo Vetta tirato fuori dalla scatola e facemmo questo video
da Mogar, ancora mi ricordo, con Stefano Xotta e vari altri amici. E, era diciamo il 2002, quindi fu un delirio, perché non esisteva YouTube. Non esisteva un posto dove fare hosting di un player di video. Bisognava mettere il file allegato e scaricarlo. Però questo download costava banda, perché la banda di trasmissione si pagava un tot a traffico. Quindi non era proprio sostenibile questa parte del video. Eh sì, sì, questa fantascienza. Era proprio un altro mondo, una cosa immaginaria. Lo era. Poi non oso immaginare il passaggio dei file come veniva fatto al tempo. Cioè già adesso sembra una cosa. Però si può girare al tempo. Sì, diciamo, per passare dei file tra amici, eccetera, si passava con un piccolo protocollo che comunque era questo di ICQ, per esempio, se devi mandare 5-10 mega. Noi, diciamo, avendo il sito, c'era uno spazio FTP dove c'era un archivietto online dove potevi caricare roba, ma parliamo comunque di mega, decine di mega al massimo. Cioè già spostare 100 mega era il disastro, perché per farti capire, noi avevamo le connessioni nel 99, c'erano già qualche ADSL in giro, però erano rarissime. Io avevo un modem Zoltrix 33.6, quindi il transfer rate era di circa 3, il mio era particolarmente figo, quel modem era 4 kilobyte per secondo. Quindi ci voleva del tempo. Che erano i più fighi, che avevano due linee telefoniche, usavano l'ISDN, che era un protocollo digitale che con due telefonate, quindi tu considera che per collegarti a internet ogni volta che tu sentivi il rumore del modem, magari lo puoi anche mettere sotto questo momento, erano una telefonata al tuo provider, quindi tu pagavi la bolletta a consumo. Quando c'avevi l'ISDN si facevano due telefonate e andavi a 128 kilobyte per secondo. Era fantascienza, veramente fantascienza. Mamma mia, sembra veramente un altro mondo. Beh, dopo Music Off piano piano diventa una cosa un po' più strutturata. All'inizio era un gioco, in sostanza, il tuo giochetto. Dopo diventa una cosa più strutturata, iniziano ad arrivare delle, diciamo, dei collaboratori più seri. Non parlo di persone, ma parlo proprio dal punto di vista lavorativo. Quindi come si evolve pian piano la struttura di Music Off e dopo pian piano come sei arrivato, cioè, vorrei arrivare allo studio dove sei oggi, però con calma, perché non è stata una cosa che è caduta dal cielo così. No, per fare un volo veloce, diciamo, abbiamo iniziato a un certo punto con questi amici con cui già un po' collaboravano con Yams Guitar, dicendo: ma perché non facciamo proprio un sito nuovo, ufficiale, fatto bene, con una parte anche di editoriali, una parte di community? Ancora non si sapeva bene come sfruttare gli strumenti di questo momento. E con Valerio, Stefano e Ivano mettemmo su musicoff.com, che nacque poi il 31 gennaio 2001 alle 10 di sera. Ancora ricordo proprio il momento, l'apprensione di quel momento. E c'era un'esperienza completamente diversa. La gente era pochissima online. Mi ricordo la sera che abbiamo aperto, c'avevamo il contatore nella home page quante persone erano online. Si collegarono 60 persone di picco in quel momento lì, considerando che adesso Music Off fa milioni, decine di milioni di pagine visitate tra sito, Facebook, Instagram, YouTube, eccetera. È veramente incredibile la magnitudine di quello che è successo nel tempo. Però già a quel lancio avevamo avviato delle collaborazioni con altri musicisti. Uno era Carlo Ballantini, che ho sentito ieri, chitarrista di Pupo. Guarda, casualità proprio, l'ho sentito ieri, mi ha scritto lui che stava venendo a Roma, che scrisse la prima rubrica di Professione Musicista, cioè come si lavora in questo mondo lavorando con gli artisti, diciamo, di un certo livello. Poi c'era Alessandro Giordani, che è un altro amico che gli manderò questa intervista, che studiavamo insieme a Guitar Cup. Lui è un altro content creator molto bravo, un chitarrista bravissimo, che era diplomato in chitarra classica, fece un po' di lezioni sulla chitarra classica. C'erano degli amici che facevano amplificatori, che fecero tutta una serie di articoli diciamo, la parte di come è fatto un ampli e come funziona. Diciamo, erano anche della zona dei Pierangelo, Mezzabarba, erano un po' gli antidisignani di quel momento lì. Quindi nasceva già il desiderio di mettere in comune delle risorse, delle esperienze, per far sì che la comunità di musicisti, che era veramente all'inizio, che c'era in Italia, potesse godere di un po' di expertise per poter avere dei contenuti. Considera che tantissima gente, non è come oggi che la linea è molto diffusa, i contenuti stanno dappertutto. Cioè lì, se abitavi in un paesino, in provincia di Lecce, cioè per andare a una scuola di musica ci voleva
molta strada per trovare un contenuto online. Era difficile, se volevi prendere comprare un manuale, ecco, io andavo a Roma da Ricordi, mi ricordo a Via Ottaviano, però se tu volevi comprare un manuale in un paesino non era così facile, ci volevano settimane che arrivasse una videocassetta, ci voleva molto tempo, era proprio un mondo completamente diverso, che abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora in quell'anno. Bene, quindi continuiamo ad andare avanti finché la Music Off continua ad andare sempre meglio, sempre più musicisti entrano nella community e pian piano arriviamo allo studio dove sei oggi, che a Roma, zona Eur, studio bellissimo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di ambiente. E come sei arrivato a questo studio? Diciamo che l'idea della comunicazione tramite video e immagine era qualcosa che ci ossessionava sin dall'inizio, anche perché non potevamo veramente averla quella cosa lì. Cioè, io facevo già video dal 2001, già facevo video, ma non era facilissimo condividerli online, il montaggio era un disastro. Quindi arrivare a questo posto che ci permette non soltanto di fare questo livello di qualità, ma anche far venire qui gli artisti, cioè dargli un posto fisico dove poter fare queste cose, attrezzato di questo punto, secondo me è qualcosa che nobilita di fatto proprio l'esperienza musicale. Perché, ecco, io ho questa percezione che... è proprio una sensazione profonda, ecco, maturata in tanti anni, che la musica abbia un valore elettivo veramente importante, cioè ti dà un livello di felicità, l'ho detto anche in qualche altra intervista, veramente stratosferico. Vedere qualcun altro che questa felicità la vive nel suo tempo, con tutte le difficoltà che hanno i musicisti, a maggior ragione oggi in questo disastro digitale che viviamo, ecco, questa cosa secondo me è importante perché ci dà la possibilità di fare relazione. Chi non frequenta musicisti è difficile che abbia la possibilità di iniziare questa relazione, perché funziona per contagio, cioè tutta questa esperienza lavora sempre come se fosse una piccola missionarietà, passami il termine, cioè che io trasferisco questa bellezza a qualcun altro e si impara ad amare, a godere di questa bellezza solo per imitazione. Allora, se noi riusciamo a portare, questa era l'idea iniziale proprio, che è rimasta fino ad oggi, possiamo portare ad altre persone che già suonano, magari ancora non suonano, suonano bene, vorrebbero suonare meglio, il fargli vedere un altro livello, non di performance, ma di passione, di entusiasmo, di correttezza, del fatto di giocare da campione, di anche trovare piacere in quella fatica dello studio, che non tutto si fa adesso, in un momento, in un secondo, tutto pronto e fatto e facile, perché le cose belle meritano tempo. Ecco, questa cosa secondo me è una mission che ancora ci anima. Dopo 25 anni c'avevo tutti i capelli, c'avevo un altro tipo, un'altra persona. Un po' però... di chili in più. Ma sì, parecchi, almeno 30. Questa cosa ci anima ancora, cioè il fatto di dare uno sguardo su qualcosa di bello, e che qualcosa di bello fa due cose fondamentali. Uno, ci insegna quello che ho detto adesso, cioè che il fatto che le cose belle meritano tempo e che non tutto si può ottenere con uno schiocco di dita, in un mondo dove veramente si pensa ad avere una risposta per godersi quella dopamina di un secondo con lo scrolling su Instagram o TikTok e così via. Quindi per fare le cose ci vuole un colere, una fatica proprio, un tempo faticoso, che è quello che fanno i musicisti a qualunque livello si suonino, che se impari il primo barré all'inizio ti ricordi quanto faceva male il dito, in sostanza non serve soltanto essere super pro. E l'altra cosa importante che ci insegnano è la comunione, cioè il fatto di stare insieme, che la musica è uno strumento per stare insieme, che non è soltanto un vedere e seguire la moda del momento o l'artista del momento per vedere e farsi con curiosamente gli affari suoi e basta, ma imparare a che quella musica lì anima una festa, che in un momento di uscita, fermandoci sull'autostrada perché stiamo facendo una pausa, scendiamo con gli strumenti, ci mettiamo all'autogrill fuori sulle panchine e possiamo suonare e condividere quell'esperienza lì, non per il fatto di farla vedere e basta, ma prima di tutto per goderne noi. Quindi questa secondo me è veramente la chiave di volta della musica, e l'abbiamo tantissimo mercificata nel nostro mondo occidentale, mentre ancora adesso io ho frequentato tantissime comunità anche in Africa, indiane, dove comunque la musica è lo spirito della relazione, lo spirito della festa. Non c'è mai un posto, una festa dove non ci siano i musicisti che suonano, ma non per la musica in sé,
per fare quella relazione stupenda che noi tante volte ci perdiamo. Quindi questo è ancora il focus, lo era. Sono molto contento di questa cosa, perché sono, ovviamente dentro abbiamo tutto in questi 25 anni, tutto. Il mondo, noi, le procedure che abbiamo usato, i format, tutto, i contenuti. Però la vision di quell'esperienza è rimasta sempre la stessa. È cresciuta, si è, diciamo, multisfaccettata, però è sempre quella. Il fatto che la musica è un bene veramente prezioso per l'umanità. E sembra una cosa grande, però io, anche se c'ho un occhio solo oggi, cioè, mi piace sognare in grande, vedo sempre cose grandi, mi è sempre appassionato questa cosa. E penso che davvero, lavorandoci insieme con professionalità, passione, si possano raggiungere grandi risultati non solo per noi, ma per le persone che ne possono godere e per tutta la popolazione di questo tempo. Bene, io direi che la storia continua, come dicono, come dicono nelle serie TV, e amici, vi invito ad iscrivervi al canale per far parte anche voi di questa storia, di far parte della community, solite cose, quindi di entrare dentro il canale di Discord, al server di Discord. Grazie Thomas per averci raccontato questa storia, che può essere un punto di ispirazione per tanti piccoli progetti che sono in fase di partenza, e ci vediamo con i prossimi contenuti. Quindi happy birthday Music Off. Grazie Gasper, grazie di questa chiacchieratina. Alla prossima, ai prossimi 25. Oggi, diciamo, festeggiamenti d'argento, poi faremo anche quelli d'oro. Ciao a tutti.